ciao a tutti. Io non ero laggiù perché facevo la VIP, perché mi divertivo, no? Mentre c'era prima Alberto, poi c'era lei, a sentire i commenti dei passanti. E sono passate due signore, molto ben vestite, molto carine, che hanno detto Movimento 5 Stelle, signore Dio, signore Dio. E allora io mi domando, ma in che paese siamo? In che paese siamo? Perché ci sono ancora qualche privilegiato. C'è ancora qualche privilegiato che prende la pensione, c'è qualche privilegiato che lavora e che ha uno stipendio, c'è qualche privilegiato che forse per tante buone conoscenze riesce ancora ad avere credito da parte delle banche. E allora se queste persone che oggi sono privilegiate, perché purtroppo vivere una vita normale oggi è un privilegio, si dimenticano che mentre loro fanno una passeggiata su via Roma a fare shopping, l'altro giorno ci sono state delle informazioni da parte di chi fa queste statistiche, dove hanno detto che c'è 1.300.000 persone che ha un reddito pari a zero, che hanno fatto vedere persone che dormono, mamme con i bambini dentro le macchine, e si permettono di dire oddio oddio il Movimento 5 Stelle. Mi chiedo chi votano, perché se tu cazzo, perché uno ci dà l'anima, voi ci conoscete, e quelli che sono fermi oggi qui probabilmente la maggior parte di voi è perché segue il Movimento 5 Stelle, perché ha seguito le nostre battaglie, perché ha visto che ciò che avevamo detto è quello che abbiamo fatto, perché in politica si è perso il valore e l'importanza di una parola semplicissima che è coerenza, perché a te può anche non andare bene il mio programma, padrone, voti un altro, ma se tu voti un altro che ti dice un programma e poi quando sta dentro le istituzioni fa un'altra cosa, tu mi devi spiegare che persona sei. A me le persone che oggi continuano a votare PD, Partito Democratico, mi devono spiegare che persone sono. Mi devono spiegare uno che dà credito a Renzi, che ha fatto 60 proposte e ad oggi le ha tutte disattese, perché non ce lo dimentichiamo. C'è Travaglio che dice che il popolo italiano ha la memoria di un pesce rosso. Io comincio a credere che c'ha la memoria di una formica nera, perché non si ricorda, perché Renzi diceva che a febbraio avrebbe fatto la legge elettorale. Stiamo ad aprile, io sto al Senato. Vi posso dire che come Berlusconi ha capito che non era il secondo partito, non si può dire col cavolo che l'ha fatta la legge elettorale. Perché io sto al Senato, allora vi posso dire che Renzi aveva detto che entro marzo si sarebbe fatta la riforma del lavoro, il Job Act, 5 articoli, la riforma del lavoro 5 articoli, cazzo, allora non scemi quelli prima che non hanno saputo fare 5 articoli, o mi stappi a per culo te adesso che hai fatto 5 articoli e mi hai detto che fatto la riforma del lavoro. Allora se tu mi devi dire cosa ne pensi di una riforma delle istituzioni che prevede un Senato fatto di eletti, presidenti della regione e sindaci, una Camera dei Deputati con l'attuale legge elettorale che prevede le liste bloccate e dei nominati, e un governo forte che può decidere e fare tutto? E se questa è democrazia, dittatura, che cos'è? Se questo è la sinistra, signori, votate, mi chiamavo Berlusconi, era meno peggio, almeno lo sapevamo chi era. Allora io non voglio che la gente voti Movimento 5 Stelle, perché una persona che ci dà il voto e poi si mette a casa e mi viene a dire tu che hai fatto, io gli rispondo, ma perché te che stai a fare? Stai a casa? Si aspetta che faccio qualcosa io? Io non ho fatto delle cose, credetemi, io sono stata là dentro con tanta buona volontà e ho presentato il disegno di legge per gli screening neonatali e ho presentato la mozione per capire come mai nessuno si era accorto che Avastin e Lucentis, due farmaci prodotti da due case farmaceutiche, Roche e Novartis, avevano fatto cartello e ci facevano pagare una fiala che tutta Europa paga 92 euro e noi la pagavamo 1000. Doveva venire una cretina del 5 Stelle, una cittadina normale, ha detto scusa, ci hanno fottuto 600.000 euro al Servizio Sanitario Nazionale. Non se ne è accorto nessuno? Certo che se ne accorto. Allora abbiamo detto come mai continuiamo a fare sperimentazione animale e dare tanti soldi per questa pratica quando si è scoperto che non è predittiva, quando si può fare diversamente. Nel nostro lavoro lo facciamo, è che dell'altra parte non gli interessa. E allora in un anno sono stati capaci di dare 7 miliardi in mezzo alle banche, sono stati capaci di acquistare gli F-35 che mi hanno detto che se scarichi un'applicazione sullo smartphone cascano direttamente, perché non possono volare se piove, però è venuto Obama, come abbiamo detto, salito Renzi ha detto no, lo so io dove prendere i soldi, facciamo un taglio alla difesa, è venuto Obama e ha detto lo so io dove prendere i soldi, ma non sarà il taglio alla difesa, non lo sarà.
perché siamo in mano ad altre persone. Perché quando Grillo si mette su un palco e dice abbiamo perso la nostra sovranità territoriale, non è perché stai ancora a camminare sulla strada dentro un paese, dentro uno Stato che si chiama Italia, in realtà quella strada ti appartiene. Quando dice che abbiamo perso la nostra sovranità monetaria, non è perché adesso invece che le lire debattono in euro, tu stai messo bene. Noi non siamo più un paese sovrano, ma questa cosa qualcuno se ne sta rendendo conto oppure no? E allora se non siamo più un paese sovrano, se siamo in mano ai banchieri, ai finanzieri, hanno voluto far credere che l'economia e la finanza fossero la stessa cosa, non è così. Cioè, leviamocela dalla testa, la nostra economia non dipende dallo spread, la nostra economia dipende dal fatto che noi eravamo un paese che poteva produrre da mangiare, che poteva vivere di turismo, che poteva in 20 anni fare un programma energetico che non ci avrebbe visto ricattabili, perché noi importiamo il 70% dell'energia. Eppure la storia della Russia e della Crimea e di Obama, ma nessuno si sveglia. Allora io sto lì seduta e sento quella che passa e dice oddio, 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 oddio. Beh, lo sai che per il tuo oddio, 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 io so 20 anni che mi subisco Berlusconi? Lo sai che per il tuo oddio, 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 io rischio di subirmi per altri 5 anni Renzi? E noi 5 anni, questa situazione, non ce la possiamo permettere. Allora, invece di dire oddio, oddio, la gente si fermi un attimo, eppure se non vuole votare me, venga qui, io lo invito se c'è qualcuno che non è d'accordo con noi, che vuol dirmi perché... invece di votare 5 Stelle, invece di votare se stesso, perché noi siamo cittadini. Io quando sono andata a fare politica non è perché volevo fare la carriera, 2 mandati e a casa, perché così funziona. Tu sei là dentro, fai il tuo dovere, sei prestato come servizio al popolo, dopodiché alzi il culo e te ne vai e cambia la generazione. Brava. Perché cambiano le cose, perché cambia il mondo, perché non voglio essere governata da un uomo di 90 anni eletto da solo per la seconda volta. 7 più 7, ma 7 più 7 di che? Ma te passavano 7 anni per distruggere questo paese? E no, non gli passavano, perché dovevamo inventarci che un condannato in via definitiva per frode fiscale non si fa un giorno di galera, si fa 4 ore a settimana ai servizi sociali. E non rende i soldi! No, ma se fosse così facile me ne vado a fare pure io 4 ore dei servizi sociali, ma dammi tutti i soldi che si è rubato lui. Funziona così l'Italia? Questa è l'Italia che vogliamo, che gli dicono che non può essere presente dopo le 11 di sera e lui si fa registrare e io a casa muovo dalle 11 e mezza su porta a porta. Allora, che cosa deve succedere ancora? Cosa aspettate? Cosa vi immaginate che debba accadere per decidere di cambiare, di riprendervi in mano la vostra vita? Io questa è la cosa che vi giuro, dopo un po' ti demoralizzi, perché oggi noi veniamo qui, quante persone ci stanno? 50? E quello laggiù, lei che sta sotto l'arco, perché non si avvicina? E non ci viene a dire quello che pensa? Io voglio qualcuno che mi viene a dire che non la pensa come noi e che mi dice perché io dovrei ancora dare credito ad altri partiti. Allora non abbiate paura del cambiamento, il cambiamento è evoluzione, il cambiamento significa che noi lo sappiamo che non possiamo continuare ad andare avanti così, lo sappiamo che c'è bisogno di interventi strutturali forti che non avverranno in un anno, non avverranno neanche in 5 anni, ma se mai cominci, mai arrivi. Allora che cosa facciamo? Crediamo agli 80 euro? Io l'ho detto oggi a Settimo Torinese, signori, gli 80 euro, se ve li stanno dando in busta paga perché avete 24.000 euro, metteteveli da parte, perché se sono sbagliati a fare i conti, daranno dei soldi a delle persone perché hanno fatto i conti, 80 euro per 12 mensilità. A dicembre, quando fanno il conguaglio, che scoprono che ancora chi è fortunato, che c'è una busta paga regolare, prende pure 13ª e 14ª, ve li richiedono perché avete superato il reddito. Ma io posso farmi governare da uno che manco sa fa 80 per 12? Ma santo è Dio! Poi ci carrappi, e noi siamo là dentro, sì, siamo là dentro. Io invece sono andata all'ospedale, mi stavo a pezzi. Non mi hanno trovato niente, signore ti ringrazio. A fine quello mi ha detto, signora, ma lei è un po' stressata. Ma un filino, guarda. Allora una cosettina così. Noi là dentro ci stiamo rimettendo la vita. E io lo faccio volentieri. Non lo faccio per me perché, credetemi, non sarà un anno e non sarà 5 anni. Forse ne serviranno 20 per rimettere in piedi questo paese. E io fra 20 anni il mio tempo l'avrò fatto. Ma cazzo, qui ci stanno 2 ragazzine. Io ho un bambino di 11 anni. Sono venuta oggi alle 3, c'era un povero cristiano
Dove sta? Eccolo, che stava a montare un palchetto con due ragazzine appoggiate qui. Allora, ma chi glielo fa fare questo? A me quantomeno oggi mi pagano. Oggi mi pagano e mi sento ancora più in dovere di venire qui per una, per cinque, per dieci persone. Non mi interessa, anche se oggi si ferma anche una persona. E senza auto blu. Che pensa? Sì, manca solo l'auto blu. Che pensa che forse vale la pena darsi un'occasione? Io il mio lavoro l'ho fatto. Non devo convincere nessuno, voglio semplicemente che la gente cominci di nuovo a credere in se stessa. Noi abbiamo la prova, non valgono, non sono nessuno. Noi siamo entrati là dentro anche con un minimo di imbarazzo, di sensazione di inadeguatezza, perché tu sei un cittadino normale, ti vedevi fino all'altro giorno Gasparri e Berlusconi e a Finocchiaro, oddio chissà chi so. Ma tu devi vedere come mi trattavo dopo un anno, ma tu ti devi fare... No! Quelli che mi hanno rovinato. Il problema non sono loro che hanno rovinato noi, siamo noi che gli abbiamo dato il potere di rovinarci. Perché se dopo 20 anni qui ancora qualcuno si immagina che noi siamo il paese do mare, il paese do sole, il mandolino, non c'è più niente, non c'è più niente. Io un anno che giro l'Italia, lo dicevo a qualcuno prima, ho detto io quando finisce il 25 maggio neanche lo voglio sapere com'è andata, perché lo so. Non è più vinciamo, noi abbiamo vinto, abbiamo già vinto e oggi ne siamo la dimostrazione. Siamo la dimostrazione che si può fare, siamo la dimostrazione che il cambiamento ci può essere. Perché credetemi, se non stavamo noi là dentro, mi avrebbero detto che 7 miliardi e mezzo presi da Banca d'Italia e messi nelle banche era una cosa ben fatta. Mi avrebbero detto che Renzi gli 80 euro ve li dava per sempre. Anche questo lo sapete che non è vero. Cioè, il DEF, documento di economia e finanza, lo dice chiaro e tondo, di 80 euro ci sono fino al 2014. Dopodiché non ci stanno. La legge di stabilità c'ero io, a dicembre l'abbiamo fatto, hanno messo la clausola, si chiama la clausola di salvaguardia. Che cos'è? Che loro hanno fatto tutto un bel progetto e ci hanno detto un sacco di stronzate. Laddove il progetto non si può mantenere, perché non lo possono mantenere, c'è la clausola di salvaguardia. Che cosa significa? Che se loro quei soldi non riescono ad averli come li hanno immaginati, tolgono quelle che oggi sono le detrazioni, quindi fanno cassa. Quindi se tu oggi ti puoi scaricare le medicine, non te le puoi scaricare più. Se tu oggi ti scarichi la moglie a carico, non te la puoi scaricare più. Se tu oggi puoi avere un benefit perché stai facendo delle ristrutturazioni, perché abbiamo detto, ma santo Dio, continuiamo con l'eco bonus, che ci vuole a capire che non puoi continuare a campare col gas e col petrolio? Oggi guarda che sole che c'è a Torino, a parte i suoi scherzi, ma quando mai invece stava tutto sto sole? Sono 2 giorni che sta tra Napoli e Torino, fa un caldo pazzesco, ragazzi, si crepa. Cosa ci manca? Cosa ci manca per fare quel passo in più? Ci manca il coraggio, ci manca il coraggio di veramente riuscire ad accettare che noi, voi, siete meglio di chi sta là dentro. E se riusciamo a capire questo, il 25 maggio c'è una grande possibilità, una votazione che non può essere manipolata, perché le alleanze non si possono fare prima del voto, come avviene in tutti i paesi civili, tranne che qui, si alleano prima e si dividono dopo. Non vi ascoltate che il PD sta governando perché è entrato con 2% dei SEL e non avevano neanche messo il culo sulla sedia e SEL ha dovuto fare la falsa opposizione. Non vi dimenticate che avete votato il PDL e non esiste più. Non vi dimenticate, ma qualcuno di voi ha votato GAL? Lo sapete che cos'è GAL? Eppure al Senato c'avete GAL, che è, non lo so anch'io, perché ogni tanto si spostano, perché se servono 2 persone NCD, GAL diventano 7 invece di 9, se poi ne servono 4 a Forza Italia, dall'NCD si spostano, non so più dissenzienti. È la presa per culo continua, è la Lega. È la Lega che è sempre contro tutto, ma quando è il momento di votare, guarda caso, c'è sempre il voto a favore. È un sistema che non esiste, è un sistema che oggi l'abbiamo dimostrato, sono tutti insieme contro di noi. E se noi siamo cittadini, a me mi dispiace dirlo, ma noi abbiamo un potere che è contro il popolo. Quindi signori, io voglio credere che un popolo può ancora essere sovrano. 25 maggio, un'arma importante, un voto. Ci avevano detto che non serviva a niente votare, d'altronde ci credevamo pure noi, che ce vai a far votare, sono sempre loro. C'è qualcosa di differente, oggi ci siete voi, tramite noi, vi mandate a casa, la prossima volta io voglio stare là e sentire qualcuno che mi dice le cose sono cambiate, grazie al Movimento 5.